so definire, non lo so, non so come chiamarlo. Allora, sto facendo il cardigan di cui vi ho parlato, che sono a questo punto, questo è il pannello dietro. Ho fatto questo punto, questo pezzo l'ho fatto in 3 giorni. E allora, sto facendo questo video in realtà perché voglio solamente dirvi una cosa e poi lasciarvi delle immagini alla fine. Quello che voglio dirvi è, allora, vi ho detto che sto facendo il tutorial di questo cardigan, che sarebbe la riproduzione di quello che vi ho appena fatto vedere, quello grigio, ma in una versione... Eddie! Non ti mangiare Teddy! Ma in versione primavera-estate. E allora... vorrei interrompere il tutorial qua. Allora, perché praticamente, allora... Per fare il tutorial sto facendo le varie clip del cardigan e le metto da parte. E nei vlog non vi parlo di uncinetto, non vi faccio vedere quello che sto facendo, non... Niente, perché dovrò andare tutto al tutorial, no? E questa cosa non mi sta piacendo per niente, perché condividere man mano i progressi giornalmente mi piaceva molto di più e dovermi tenere tutto di nascosto, tutto dentro per poi mettere lì. Al massimo posso farmi vedere da lontano che faccio qualche punto, ma niente di più, non mi piace per niente, no? Adesso, cioè, se ci mettessi tipo una settimana non sarebbe un problema far così. Il problema è che io ci metterò molto probabilmente un paio di mesi. Cioè, per l'altro ci ho messo 2 mesi e avevo il filato più grande. Qui il filato è molto più sottile. E in 3 giorni ho fatto questo pezzettino qua. E ci ho lavorato molto molto di più rispetto a quanto stavo lavorando all'altro. Proprio per cercare di accelerare i tempi, perché vorrei farvelo vedere il prima possibile, perché mi piace condividere con voi quello che faccio, visto che anche a voi piace. E solamente che ho già le mani a pezzi, mi fa malissimo le mani, cioè proprio i crampi, non riesco neanche più a tenere l'uncinetto in mano dopo solo 3 giorni lavorandoci, neanche 2 ore al giorno. E quindi no, cioè non riesco proprio. E mi dispiace perché me l'avete chiesto, vi ho detto ok, sì, ve li faccio. E adesso uscirmene così, che vi dico no, no, niente tutorial, mi dispiace. E, perché vorrei, cioè, vorrei accontentarvi sempre, non mi va di dire di no a qualcosa, no? Quindi faccio così. Adesso vi lascerò le clip di tutto quello che ho fatto, le spiegazioni di come fare questo micro pezzettino qua, così se volete potete cominciare. E nei vari vlog giornalieri vi aggiornerò e vi faccio vedere man mano come fare. Quindi sarà una specie di tutorial a puntate, no? Vuoi sapere come andare avanti? Seguimi nella prossima puntata. Però sarà così, anche perché davvero togliere tutta la parte inerente all'uncinetto dai vlog giornalieri. Non mi rimaneva nulla, cioè no, vabbè, nulla no, perché ok, c'è il fuori, c'è la cucina, però non mi piaceva per niente. E poi anche il fatto di dover correre perché vorrei metterci il meno possibile, no, dai, non mi piace. Quindi adesso il resto lo vedrete man mano. Poi, dovesse capitare qualcosa di veramente piccolo che posso farvi vedere, fare in giornata in un video. Posso fare un video apposta come ho fatto per la manica. Lì ho fatto un campioncino, l'ho fatto sul momento. E ok. Però un capo grande che richiede tanto lavoro per me ancora di più perché purtroppo devo andare piano. Questa cosa mi scoccia perché io lavorerei all'uncinetto tipo 10 ore al giorno, non farei altro. E no, un video ogni 2 mesi, molto probabilmente anche meno perché mi ci vuole veramente tanto. No, è veramente troppo poco. Non, rinunciare a questo durante i vlog per un solo video ogni 2 mesi, no, no, mi dispiace veramente tanto, ma non ce la faccio proprio, non mi piace per niente. E voglio svelarvi giornalmente quello che sto facendo e spiegarvi man mano perché mi piace di più così. Quindi niente, dai, adesso io sono a questo punto, sono ancora praticamente all'inizio perché ho iniziato solo in 3 giorni. Questo cotone è da lavorare difficilissimo, veramente veramente difficile e scomodo, perché vi ho già detto che si apre il filo facilmente, quindi tante volte devo rifare il punto perché mi parte un filetto.
Questo punto con questo cotone è ancora più difficile, forse diciamo che il cotone non è proprio adatto a questo tipo di punto, però ormai l'ho cominciato e non voglio di disfare, di fare da capo. Lo farò così, la maglia bassissima, difficilissima, anche se cerco di restare lenta, è comunque difficile infilare l'uncinetto, quindi cioè, non lo so, è veramente, vabbè. Quando l'avrò finito lo userò tutti i giorni, non me lo toglierò mai più con la fatica che avrò fatto per farlo. Dovrà essere bellissimo. E niente, dai, adesso vi saluto. E stasera, poi in realtà voi l'avrete già visto, ma stasera giro il mukbang in cui voglio pagare appunto di YouTube. Voglio fare un video che avrei voluto vedere io tanti anni fa e quindi lo farò io, per chi magari ne ha bisogno. E vi saluto e vi lascio alle clip che ho girato, così se volete cominciate a fare questa parte qua. E vi ho fatto vedere tutto, la scelta dell'uncinetto, la catenella, il punto, tutto quanto, ok? Vi ho parlato anche di questo filato. E niente, ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio comunque di aver visto questo video qua e di seguirmi sempre con affetto, mi lasciate sempre dei bei messaggi. Ciao! Buongiorno, allora come vabbè vi ho già detto in un video, ho deciso di rifare questo cardigan ma con questi due colori. E quindi adesso cominciamo. Allora devo partire proprio dall'inizio, la scelta dell'uncinetto perché non l'ho ancora scelto. Allora io sono indecisa tra il 3,5 e il 4. Che ho lasciato su, vado a prenderlo. Uncinetto recuperato. Allora, avevo detto che volevo fare il pannello dietro verde, quindi mi serve il verde. Quei due davanti, uno rosa e uno verde, e le maniche, una rosa e una verde. Allora, ho il fiatone per via delle scale. Allora, per scegliere l'uncinetto, vi avevo già spiegato che faccio la catenella e se dalla catenella non sono convinta faccio i punti che andrò a usare in quel lavoro. Quindi adesso provo. Provo prima il 3,5 perché in realtà ho già provato questo qua e non ero convintissima per quello che voglio rifare la prova. Quindi faccio il nodo e proviamo con la catenella. Ok, catenella. Allora, la catenella devo dire che è abbastanza larghina così. Già così. Provo a farne qualcuna con questo, ma mi sa che poi viene veramente troppo larga. Non si nota tanto, ma sì, effettivamente è un po' larga. Allora, proviamo a fare, io devo fare la maglia bassissima. E il punto brioche. Che l'idea di lavorare di nuovo con questi punti, due punti e basta, un pochino mi terrorizza, sono sincera. Non saprei. Qua non entro perché l'altra. No, faccio già fatica così. Sì, credo che userò il numero 4 perché entra più facilmente. La maglia bassissima è un punto già difficile da fare. Se uso il numero 3,5 è troppo piccolo. Una volta scelto l'uncinetto, in teoria dovrei prendere le misure, però io di solito mi misuro già addosso. In questo caso, avendo già fatto questo cardigan, semplicemente lo farò uguale. Quindi me lo levo, inizio a fare la catenella e quando ho raggiunto la lunghezza, la farò un po' più lunga rispetto alla lunghezza perché poi una volta fatti i punti si accorcia e farò la stessa misura.
Mi raccomando, contate le catenelle perché poi le parti davanti dovranno avere lo stesso numero di catenelle. Io di solito mi dimentico, mi tocca ricontare tutto a capo. Catenella fatta, ne ho fatte 100, compresa quella per girare, tanto non servono multipli. Ora partirò dalle maglie bassissime, poi farò il punto brioche, tornerò indietro con il punto brioche, le maglie bassissime, così via, ma vi faccio vedere. Ok, allora io parto con le maglie bassissime e ne farò 10, quindi una, due. Non vi faccio vedere bene come si fanno i punti perché l'ho già spiegato in un altro video, magari vi lascerò il link. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso metto un marcapunti, mi raccomando, abbinato al lavoro perché così viene meglio. Io lo metto nella rasolina davanti e non in quella dietro. Tolgo l'uncinetto se non si vede. Perché così poi al ritorno andrò a lavorare questa. Così non mi si allarga la rasolina che non andrò a lavorare e non mi si rovina il lavoro. E adesso tutti gli altri punti, appunto, brioche. Che anche di questo vi ho già fatto vedere come si fa in quel video lì. È il video del tutorial della manica. Sono arrivata alla fine, adesso giro e vado di nuovo col punto brioche fino ad arrivare al mio marcapunti, mi raccomando abbinato al lavoro, in cui farò le maglie bassissime e andrò avanti così fino ad ottenere la larghezza che mi interessa. Vi faccio vedere cosa ho fatto da ieri, è ancora poco, però vi faccio vedere come sta venendo. Non è cotone, quindi non è tanto elasticizzato come l'acrilico, però sta venendo carino, dai. Ho fatto bene a scegliere l'uncinetto numero 4 perché guardate la parte della maglia bassissima quanto è stretta. Sarebbe stato veramente difficile farla con il 3,5 e poi mi piace così, dai, comunque almeno posso usarlo in primavera con una maglia lunga di a manica lunga di sotto e magari in estate quando fa un po' freschino la sera con un top, qualcosina. Carino. Non vedo l'ora di finirlo, ovviamente. Sentite questi passi? È il fantasma che vive in casa mia. Ogni tanto si sentono anche le catene. Allora, io ho quasi finito il primo gomitolo. Questo è tutto quello che ho fatto, devo dire non male con un gomitolo, considerando che l'altro lavoro che stavo facendo, quel pezzettino l'avevo già usato praticamente tre gomitoli. Quindi adesso voglio farvi vedere come faccio io il cambio di gomitolo, però dentro, perché qua non so poi come farvi vedere, non ho un appoggio, quindi andiamo dentro. Ok, allora la situazione è questa. Questo filo, c'è ancora qualche punto perché è troppo lungo.
Ok, questo. Allora faccio così. Allora. Questo è il filo perché se faccio un 3 punti è troppo corto. Se non riesco a fargli mettere bene a fuoco. Allora prendo il filo. Entro dentro. Di solito dovrei prendere e portarmelo fuori. Così. E qui ho fatto il punto. Invece di fare così, io prendo il filo, entro, e invece di prendere il filo che ho già, prendo questo, lo metto via, prendo quello nuovo, lo attacco, lo faccio girare, è un po' complicata, ma si riesce, e lo faccio passare nelle... Oddio, no, scusatemi, lo faccio passare nelle tre asoline. E dietro ho i due fili. Ve lo faccio rivedere perché sono uscita un attimo dall'inquadratura. Ok, allora prendo il filo, entro, quello che ho già me lo metto un attimo da parte, prendo quello nuovo, giro e lo faccio passare nelle tre asoline. E dietro c'ho i miei due fili. Ora me li tiro. Quello vecchio me lo tiro bene perché sennò me li accosto e me li porto dietro. Me li tengo accostati dietro, così. Così faccio così, prendo il filo, entro nella mia asolina e faccio passare anche questi fili qua. E faccio il mio punto tenendo i fili dentro qua, così li nascondo già nei punti. Tengo ben tirati e faccio un po' di punti così. È un attimino più complicato lavorare così perché devo tenere i fili. Bisogna tenere anche i fili qua, però nascondete i fili e intanto li fissate. Ok, arrivato a questo punto, che uno dei due fili è corto, questo qua me lo tengo via, lo tiro via e me lo metto da parte. E vado avanti a nascondermi questo lungo per un altro punto, uno solo. Ok, adesso dietro avrò questi due fili separati da un punto soltanto. Io adesso li lascio così perché quando avrò finito poi di fare il mio pannello farò il nodo e poi questi, la codina la farò passare dentro qualche punto e poi li posso tagliare. E così io fisso e faccio il cambio. E mi raccomando, sempre nel dietro, eh. Se voi state lavorando che il dietro è quello che avete davanti, perché magari, che so, sto lavorando di qua, devo cambiare il filo, ma questo è il dietro. Semplicemente faccio così mentre faccio i punti, infilo, mi faccio un attimino, mi faccio il mio punto, però me li continuo a tenere davanti, ok? Magari se mi capiterà di fare un giro davanti, ve lo faccio vedere. Una cosa che ho dimenticato di dirvi di questo filato è l'etichetta è questa. Io quando l'ho visto ho detto wow, cotone 100% ecologico, 100% riciclato, made in Italy, subito ho pensato bellissimo, solo 1 euro a gomitolo, gomitoli da 50 grammi ed è pure così. Poi guardo bene e non so se riuscirò a farvelo vedere perché è veramente troppo piccolo. No, è troppo piccolo, lo devo mettere a fuoco. 80% cotone e 20% poliestere. Ok, non è male comunque. Per dei gomitoli da 1 euro. E cotone italiano, riciclato, ecologico, tutto quanto va benissimo, eh. Però
Però per dire c'era scritto in grande, poi qua microscopico c'era scritto così. E quindi controllate bene, fate attenzione perché magari qualcuno ha problemi con il poliestere o non vuole proprio usarlo e ci sta, e quindi poi magari vi ritrovate ad avere del poliestere, quindi fate attenzione. Un'altra cosa, qua c'è scritto di usare o i ferri o l'uncinetto 2,5 o 3,5, cioè dal 2,5 al 3,5. Però come vi ho fatto vedere, io l'ho provato il più piccolo 3,5 ed è troppo piccolo. Quindi vedete voi, il 2,5 io non ci proverei neanche perché secondo me è veramente troppo piccolo. Poi è un filato, vi faccio vedere. Il filo è molto, che si separa facilmente, vedete? Già io lavorandolo con il 4 mi si separa molto spesso, nonostante questo uncinetto è molto buono, la punta è abbastanza tonda, non appuntita, quindi non entra molto non entra tanto facilmente in mezzo al filato rovinandolo. Con un uncinetto 2,5 io non penso proprio che si riesca a lavorare. Però, vabbè, vedete voi, fate i vostri tentativi, non affidatevi a quello che c'è scritto sul cartoncino perché dovete vedere voi, anche in base alla vostra mano, se avete la mano più lenta, magari potrebbe anche andare bene, se avete la mano più stretta, assolutamente no, vi verrebbe un lavoro tutto rigido, quindi vedete voi.